Eccoci all'opinione personale. La cosa di cui vi sto per parlare è un argomento che purtroppo mi fa scendere una lacrima, credetemi. Il Sonic Team, lo conoscete? Fondato nel 1988 da Yuji Naka, che è diventato famoso soprattutto per i giochi di Sonic. Sappiamo che ha cominciato nel 1987 con Phantasy Star, poi nel corso degli anni 90 ha rilasciato capolavori su capolavori tra Mega Drive, 32X, Sega Saturn e Dreamcast, come Sonic 1, 2, CD, 3, Sonic & Knuckles, Restart, Knuckles Shout X. Poi, passando su Saturn, lasciò dei capolavori dimenticati come Nights into Dreams, la sua versione Christmas, Burning Rangers, oppure Sonic Adventure DX per Dreamcast, oppure Chuchu Rocket, Samba de Amigo, eccetera, eccetera, eccetera. Se siete grandi fan della casa giapponese, saprete che era una casa molto vivida, colorata, piena di inventiva, che ha creato praticamente tanti giochi che sicuramente chi ha vissuto gli anni 90 o chi si è avvicinato di recente a questa casa e ha scoperto i suoi classici, capirà che aveva tanta originalità. Ma cosa è successo negli ultimi anni? Successo, purtroppo, che da quando cominciò ad arrivare PlayStation 2, certo, un pochettino si salvava, cominciò a rilasciare diversi giochi di Sonic che non erano neanche il massimo. Volete un esempio? Beh, diciamo, dopo il rilascio di Sonic Heroes, che era un buon gioco, uscì il videogioco di Astro Boy del 2004, rilasciato anche addirittura su PlayStation 2, che era una mezza cagata. Poi, tra l'altro, rilasciò il gioco di Shadow the Hedgehog, che aveva un buon potenziale ma fu fatto col culo. Poi Sonic Riders su PlayStation 2, che era uno schifo, su GameCube invece stranamente fu migliorato. Poi fece anche addirittura il remake nel 2006 di Sonic the Hedgehog, per dirvene un altro. Poi Sonic Unleashed, che segnò un piccolo rialzo della casa. Poi Sonic il Cavaliere Nero, come anche Sonic Colors, Sonic Generations e Sonic Lost World, per dirvene alcuni. Poi successe che dal 2014, quando decise insomma di mollare tutto il brand di Sonic per dedicarsi a tutt'altro, successe purtroppo una cosa strana: che questa casa si dedicò soprattutto ai giochi della Lego, i Lego Dimensions. Ma vaffandomo! Sonic Team! Sonic Team! Tu devi fare i giochi di Sonic! Non devi fare i giochi della Lego, anche se può essere più considerato un consulente o un publisher, sì, perché so che quelli della Lego li fa la Traveller Tales, che sono ottimi, ok? No comment. Però vi dico una cosa: il Sonic Team ormai mi sembra che sia proprio definitivamente morto. Perché, insomma, è un bel po' di tempo che non vedo che sta tornando a fare altri giochi. E mi domando ancora, cosa cazzo gli è successo? Se tutti voi state pensando, ma i giochi di Sonic di adesso, tipo Sonic Boom, cioè, io vi spacco la faccia. Perché voi considerate Sonic quel Sonic Boom di merda? Andate un po' a ripescarvi i vecchi giochi di Sonic che hanno rilasciato fino al GameCube circa, che erano titoli che fanno il culo ai vostri nuovi giochini da 2 soldi, eh? Insomma, ormai Sonic Team, mi spiace dirlo, da quando si è ormai sciolta quasi del tutto, perché non ci sono proprio tutti i suoi programmatori originali, ha fondato un team esterno chiamato Prop Entertainment. Mi dispiace, Sonic Team. Non sei più la mia casa che ormai riesce a creare dei giochi validi. Sei una delusione. Addio.